Ragazzi, vi vorrei far notare quanto diavolo può essere inquietante questa schermata iniziale. E guattai a tutti i ciormai, benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Rime. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa, ragazzi, abbiamo vissuto un flashback di Red sopra la sua barca assieme a Mr. Journey. E quello che un pochettino mi ha colpito è il fatto che comunque Red vedesse anche in quel caso Mr. Journey come una figura nera. Io penso che questa cosa si possa interpretare come il fatto che lui magari non si ricordi effettivamente chi sia quella persona. Fatto sta che questo flashback ci fa capire che lui la conosceva quella persona, perché comunque Red ha cercato di salvarlo quando stava per cadere dalla barca. Quindi insomma sono tutti simboli che ovviamente vogliono farci capire qualcosa, però non possiamo ancora capire totalmente. Quindi ragazzi, torniamo qui dove eravamo arrivati appunto l'altra volta, a questo trono incredibile dove c'è questo sovrano disperato e lì a fianco, ragazzi, c'è Toby. Ok, continuiamo da questa parte. Io continuo a dire che questo gioco veramente ogni tanto mi stupisce, e perché ha elementi che magari uno non si aspetterebbe, quindi ti incuriosisce tantissimo, nel senso che io ho tanta, veramente tanta curiosità di scoprire dove ci porterà tutto questo. Non so se avete notato quanto era angosciante la schermata iniziale, perché un'altra cosa bella di questo gioco, ragazzi, è che la schermata iniziale va cambiando. Dove vai, Toby? Va cambiando quando si prosegue nel gioco. Io non ve le ho mai fatte vedere, però quella ci tenevo veramente perché era molto molto inquietante. Lala! Piccola Lala, amore, come stai? L'altra volta, ragazzi, abbiamo sguinzagliato un esercito di Lele, era una cosa incredibile. Dai, mostrami il cammino, Lella, aprimi la strada. Che succede? Non so perché si è fermata, ragazzi, però direi di andare avanti. Forse stava aspettando che passassimo anche noi. Non mi dire che il ponte crolla, eh. Andiamo, Lella, c'è un'altra Lella qua. Oh, che succede? Ho bisogno di te, amore. Almeno credo. Sì, andiamo piccole allele, vi mostro io il cammino allora, non il contrario. Toby! Anche Toby continua a starci davanti, ragazzi, a mostrarci la via, anche se non ho la minima idea di dove stiamo andando. Allora, qua io non posso salire, quindi Lella, per adesso vi toccherà andare avanti da sole, suppongo che dovremo entrare qua. Oh! Non vedo una cippa, raga. No, forse non è qua che devo entrare. Lella, non so che fare, amore. Oh! Oh, grazie, mi hai risolto il problema. Vedi, mi ha seguito di nuovo fino a qua. Sei un amore, grazie. Vai, vai pure avanti, Lella. Vai, io ti precedo. Andiamo. A parte che, cioè, continuerò a dirlo, le musiche di questo gioco sono qualcosa di impressionante, ragazzi. Veramente super emozionanti. Toby! Ah, di qua. Ok, non avevo visto la strada aperta. Il varco aperto da questa parte. Va bene. Allora, adesso salterò qui. Oh. Madonna, per poco non mi butto di sotto come una scema. Ok. Chissà pure Toby, ragazzi, cosa rappresenta. Cioè, io spero che veramente alla fine sarà spiegato. Non dico a parole, perché a quanto pare in questo gioco non ci possono essere parole. Ma spero che sarà spiegato almeno in maniera chiara con tutto questo. Toby! Amore, ciao! Ok, oh, grazie Lella, mi ha aperto il cammino come sempre, sei veramente fantastica. Tu sì che sei una vera amica, la tua testa la adoro, proprio così pallosa. Va bene, ok, suppongo di dover salire qua, quindi perché lì dove è andata Lella non ci arrivo manco se me sparo. Toby, amore, ma perché sei così triste? Sembra triste. Cioè, non so se è triste o se è la pioggia che gli fa abbassare le orecchie. Mi sembra molto triste. Intanto continuo a sentire qua i super passi di Lella che va. Ah! Sono le creature mostruose. Lella, fai attenzione. Ok, finalmente ci siamo. Raga, cioè tutte le lelle che avevamo liberato servivano per aprirci tutti questi portoni. Ecco perché. Che meraviglia. Ma
aspettami, Toby. Sto arrivando. Dio, non mi dire che è tipo l'ultimo portone o che roba. Perché c'è un aspetto così solenne, ragazzi. Eh no, piccolo, serve Lella qua. Sei l'ultima. Oh no, no! Quanto pare, ragazzi, Lella era l'ultima. Adesso sì che c'è rimasto solo Toby, ragazzi. Ok. Non so dove ci sta portando tutto questo. Non lo so. Però Red era disperato. Cioè, come se fossero davvero amici. È stato molto commovente. Oh, cavolo. Questo potrebbe essere un grosso problema. Questi siamo noi! Idoli, forza! Ah, non possiamo attivarli. Red non grida, ragazzi. Dobbiamo andare di qua. Non lo so, è che sto posto è invaso. Provo ad avventurarmi di qua, ma ho estrema paura, sinceramente. Forse conviene beccare queste creature schifose quando sono di spalle. Perché non so effettivamente se vogliono farci del male, perché non sembrano volerci aggredire come è successo le ultime volte. Però si girano, ragazzi, a guardarci. Io ho paura, ho molta paura. Toby! Ok, amico, sono qui. Oddio, ragazzi, io lo vedo così male. Ma perché sembra che sta male? Non lo so. Dobbiamo trovare 4 idoli allora, ok. Che erano gli idoli che erano là davanti a quella statua, ragazzi. Oh, qua possiamo guardare qualcosa. Il sovrano piangeva, ragazzi, su quello sembra, non so se è una lapide, ero sinceramente di no. Io non so minimamente cosa pensare. Probabilmente, ragazzi, siccome sono scema, non ho capito che magari i fasci di luce indicano la posizione degli idoli. Per cui forse sarebbe il caso di dirigersi di qua. Vediamo se riesco, ok, a trovare il modo per salire, forse di qua, eh. Vediamo un pochettino, dovremmo esserci, perché qua dovrebbero esserci altre sporgenze, almeno credevo. Ah, ok, se provo... Ah, oh, quanto sono stupida, ragazzi. A saltare di qua e vedere dove riesco ad arrivare attraverso queste altre sporgenze, magari. Dovrei riuscire ad arrivarci. Ok, penso di essere sulla strada giusta, ragazzi, eh. Basta avere un pochettino di pazienza, perché non è che ti possono sparare in faccia il percorso giusto così, senza fare un minimo sforzo, insomma. Qua, di qua, ok, ci siamo. Per fortuna che ho guardato un attimino meglio, perché sennò sarei ancora lì sotto. Eccoci. Siamo qui, Toby, non temere. Dai. Ok. Il secondo è andato, ragazzi. L'altro è là e l'altro è là, cioè lati opposti proprio. Per cui direi di dirigerci da questa parte. Ok, l'altro è qua, ragazzi. Per cui direi di prestare un attimo attenzione a come fare per salire. L'unico modo è attraverso questo ponte, ma come ci arrivo? Forse bisogna fare qualcosa per alzare quella specie di pedana, ragazzi. Perché qua possiamo arrampicarci tranquillamente. Probabilmente ci sarà un masso o un blocco o qualcosa, insomma. Ok. Ah, ecco qua, perfetto. Adesso sì che possiamo andare dal terzo idolo. Ok, ci siamo.
E il terzo idolo è partito, ragazzi. E il quarto è, come possiamo vedere, dall'altra parte della mappa. Per cui direi di incamminarci. Come vi dicevo, io spero che, insomma, alla fine di tutto ci spiegheranno in qualche modo cosa ha voluto dire tutto questo, nel senso che ci faranno effettivamente capire in maniera abbastanza chiara cosa effettivamente è successo, perché sapete che molto spesso che a volte i produttori preferiscono lasciare all'interpretazione dei giocatori. Questa la devo attivare? Forse sì, se è qui. Dicevo, preferiscono molto spesso lasciare il tutto all'interpretazione del videogiocatore. Io spero che una qualche spiegazione ci sarà, sinceramente. Ok, ragazzi, immagino che ci dovremmo arrampicare di qua. Ecco fatto, ok. Wow! Minchia, non era mia intenzione spaccare così tutto, però fai niente. L'importante è che riusciamo a raggiungere il quarto idolo, che è qua sopra, ragazzi, lo vediamo distintamente. Allora, qua non mi arrampico. Allora, direi di attivare questa, ragazzi, perché questi affari vanno tutti attivati, insomma, perché probabilmente adesso farà crollare tutto di nuovo. Ecco fatto. Per permetterci di passare, probabilmente, in qualche modo. Ragazzi, allora, cioè, no, ditemi se si può essere più imbecilli di Giocherina, perché la via di accesso era esattamente qua, dove si era spaccato prima. Per cui io sono andata tipo fino a Monculo Beach per cercare una via di accesso, quando la via di accesso era semplicemente qua. Per cui più deficienti di me se credo proprio che non si possa essere. Adesso rompiamo anche questa struttura di pietra, cosa che probabilmente ci permetterà finalmente di arrivare al nostro idolo, ragazzi. Ecco qua. Arrampicati, Red, non fare caso alla stupidità di chi ti guida, Red. Lascia perdere, Red. Eccoci qua, Red. Tac, tac e tac. Eccoci qua, ragazzi. Finalmente abbiamo raggiunto l'ultimo idolo. Oh. Ci siamo. Allora, voglio vedere dove arriva l'idolo. Ok, è andato verso di là, perché così, insomma, ci ricorderemo un attimo dove dobbiamo tornare, perché sapete com'è, non vorrei girare a vuoto come ho fatto tipo fino ad ora. Ah, ok, c'è il raggio di luce che ci indica, meno male, perché sennò uno quasi perde, ragazzi, perché sto labirinto è un labirinto, cioè nel vero senso della parola. Se lo chiami labirinto, cosa pretendi che sia, insomma? Allora, direi di usare questa via di accesso. Finalmente ci dirigeremo verso la statua che sicuramente rappresentava noi, ragazzi, per vedere cosa diavolo succederà adesso. Io sinceramente sono veramente curiosissima. Ci siamo, è il momento di scoprire la verità. Io sinceramente, ragazzi, non so se siamo vicini alla fine. Probabilmente sì, quindi non vorrei che già oggi, cioè, si tratta del capitolo finale. Pronti? Coraggio! Oh, ok, minchia. Questo manca. Ok. Toby, amore. Che ti succede? No! No, vi prego. Perché? Se lo muovo, ragazzi, se muovo la levetta. Paura di me, non mi vedete adesso? Non mi volete fare del male? Non mi vedono, ragazzi, o sì?
Ah, cavolo, sì, è come se mi vedono. Che fai? Oh, che tocchi? Oddio. Io... Ok. Oh, Cristo. Sono il sovrano Red, ragazzi. Che cavolo vuol dire? Ma quello era il padre. Era il padre di Red, non lo so. Era il padre, il sovrano, era il padre. Ma perché era così triste? Non so che dire, perché ci sono rimasta di merda. Cioè, pure Toby se n'è andato. Se n'è andato per sempre, ragazzi. Per dare vita a questo processo qua, che non so che razza di processo è. Non lo so, non so cosa dire, non so cosa pensare. Non lo so, non so cosa i miei occhi stanno vedendo. Non lo so. Attiviamo questa leva. Che dobbiamo fare? Dobbiamo sganciare tutti sti cosi? Ah, ok. La luce. La luce, no? La luce, ok, ma noi siamo ombre, in pratica, cioè siamo questo. Merda, quasi mi ammazzo, cavolo. Allora, qua dobbiamo salire, ok, questo è poco ma sicuro. Non so che altro dire, raga, io vorrei sinceramente interrompere il video, ma sento che siamo vicini, cioè sento che siamo vicini alla fine. Molto vicini, cioè, e interromperlo adesso mi sembrerebbe una cosa stupida. Ma che cavolo? Vabbè, ok, andiamo di qua, va. E quindi no, adesso di nuovo fuori no. Oh, Gesù. Non lo so, raga, continuiamo di qua. Ok. Ah, ecco l'altra leva. Ecco fatto. Ok, dobbiamo scendere di qua, ragazzi. E scendiamo. No, Red, perché? Ma che cavolo, ma mi devo rifare tutta la strada, Red, la conce tua ermana. Che palle. Vabbè, possiamo arrampicarci qua per fortuna, perché se no mi devo rifare tutto il giro, cioè potevo tagliarmi le vene. Proseguiamo da questa parte, allora. Saliamo e andiamo, Red. Io continuo a sentire i mostri che sussurrano. È veramente inquietante, ragazzi, tutto questo. Dobbiamo trovare, ecco qua, l'ultima leva, che suppongo proprio che sarà qua. O anche no. Ok, ci devo arrivare, perfetto. Fa attenzione, Red, perché se cadiamo adesso sì che può essere la fine. Ok, eccoci qua. È chiarissima questa cosa. Ma non so cosa diavolo stia succedendo. Ok, ok, Red, un attimo fa eri nero come la notte, adesso sei bianco come la luna. Andiamo. Scendiamo, Red, senza paura. Questo è tutto il cammino che abbiamo fatto. Ci siamo, Red, forse siamo a un passo da scoprire tutto. Perché al contrario, oddio, è fantastico! Dai! Siamo! Sono emozionata, ragazzi, perché non ho la minima idea di cosa stia succedendo, di cosa abbia potuto significare tutto questo. Ci siamo.
Ci siamo retti. Vai verso la luce. Oddio no, oddio no! Oddio no! Era al contrario! Questo non è... questo è il mondo vero, raga! Era al contrario! Il padre ad aver perso lui, non il contrario. Quindi questo è un mondo immaginario, questo mi state dicendo? Che è un mondo immaginario? Il sovrano era il padre, non era il re, non era... Dio, non vorrà mica dire quello che penso. Salta, Red. Raga, io vi giuro che non mi aspettavo una cosa del genere, ve lo giuro. Il cammino che ho fatto adesso, Red. Ve lo giuro che non mi aspettavo una cosa del genere. Porca vacca! Porca vacca! Quindi Red è morto, questo vuol dire che Red è morto! Io vi giuro ragazzi, ci sono in merda perché non me l'aspettavo, questa è Lella! Non me l'aspettavo, cavolo! Non so che altro dire, raga, veramente...
Raga, cioè, io no, no, non... Cioè, totalmente, totalmente inaspettato, non avrei mai potuto immaginare. Cioè, praticamente era il viaggio dell'anima. Il viaggio della sua anima verso, insomma, il riposo eterno, la vedo così. Cioè, lui ha avuto dei flashback, ha rivissuto quello che è successo, ma al contrario, perché effettivamente quello che era successo l'aveva vissuto il padre, cioè il padre aveva perso lui. Ed ecco perché vedevamo sempre questo sovrano, perché era il padre ovviamente così disperato, perché aveva perduto il figlio effettivamente, ma perduto nel vero senso della parola. Io non avrei mai potuto immaginare neanche lontanamente, ragazzi, che effettivamente, cioè, che la cosa fosse avvenuta nel mondo reale, perché, cioè, ti fanno credere dall'inizio che tutta la storia ha luogo in questo mondo fantastico in pratica, e quindi tutti gli elementi che Red vedeva in questo suo viaggio erano elementi della sua vita. Cioè, abbiamo visto Toby che era il suo peluche, abbiamo visto Lella che era quell'affare appeso, abbiamo visto la barca. Io alzo le mani, ragazzi, e faccio un applauso perché è stato incredibile. Senza neanche una parola, alla fine sono riusciti a spiegare perfettamente, a far capire al videogiocatore quello che effettivamente era successo, quello che speravo facessero, e infatti è quello che hanno fatto. E veramente, ragazzi, io mi inchino e, cioè, mi tolgo il cappello perché è stato meraviglioso, va bene? Cioè, una cosa totalmente inaspettata ed è stato incredibile, ragazzi, veramente meraviglioso, perché, cioè, alla fine ti fanno vivere sto dramma che ha vissuto il padre. Voi sapete che io sono estremamente sensibile su questi argomenti e quindi ci sono stata malissimo, ragazzi. Quindi Red era così triste, tipo, a dare addio, il proprio addio a Lella, perché comunque era un elemento della sua vita. Ecco perché era così triste, ragazzi, perché stava dicendo addio alla propria vita, effettivamente. Parliamo brevemente del gioco, perché sennò sto video si dilunga tantissimo, ragazzi. Graficamente, purtroppo, io non l'ho potuto giocare al massimo, ben sapete perché, comunque la mia scheda video è vecchia, però bellissimo. Gli elementi sono molto semplici, tra virgolette, nel senso non così elaborati, però la grafica è bellissima, ragazzi. Molto colorata, a parte le ambientazioni fatte da Dio, nel senso che, cioè, il viaggio parte tipo con la luce del sole, eccetera, eccetera. Quando ci avviciniamo verso la fine, le cose si vanno facendo sempre più cupe. Infatti quest'ultima ambientazione, ragazzi, era di un angosciante allucinante. Quindi grafica bellissima, colonna sonora, che vogliamo dire, ragazzi? Che vogliamo dire? Non possiamo dire A. Non mi azzardo a dire A, perché qualcosa di meraviglioso, va bene? Accompagnato il gioco dall'inizio alla fine in una maniera impeccabile, bellissima, specialmente sta parte finale del gioco, ragazzi, cioè è stato qualcosa di incredibile. Il gioco è ovviamente rigiocabile perché hanno inserito anche dei collezionabili all'interno del gioco stesso, quindi si può rigiocare se uno ci tiene ovviamente a trovarli tutti. E, cioè, dal punto di vista emotivo sono rimasta sorpresa, ragazzi, perché vi ripeto, io non me lo aspettavo. Mi aspettavo sì qualcosa comunque di emozionante, io mi aspettavo un ricongiungimento con questo sovrano disperato, vi dirò la verità, perché mi sono detta probabilmente il bambino si è perduto in questo viaggio e sta ritornando a casa. E ti illudono su questa cosa per tutto il tempo del gioco. Perlomeno io ho creduto a questo per tutto il tempo del gioco, ragazzi. Invece era il completo opposto. C'era per dare l'ultimo saluto a quel sovrano, l'ultimo saluto a suo padre, prima di andare via per sempre. E questa cosa, che è stata totalmente inaspettata, ragazzi, mi ha straziato l'anima, veramente. Io mi sento di dare a questo gioco un bel 9, raga. Specialmente per questa sorpresa incredibile alla fine. Wow, fatemi sapere voi in commento che cosa ne pensate di questo gioco, ragazzi, cosa pensate specialmente di questo finale totalmente inaspettato. Io so, non mi aspettavo di finirlo oggi, anche se sapevo di essere vicina alla fine, però non potevo lasciare a metà, ragazzi. Veramente ho dovuto farlo, ho dovuto finirlo oggi, quindi questo è stato l'episodio finale di questa incredibile serie. Questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi. Ciao!
Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!